Nuova puntata del Bugiardino, un bacione dalla vostra Pata Zucchina e bentrovati cari amici, ormai siete in tanti a seguirci sia qui su Telecupole sia sul web. Oggi parliamo in modo particolare della melanzana, quindi prosegue il nostro tour tra frutta e verdura cercando di riavvicinarla un po' ai bambini e ci facciamo come sempre aiutare dalle super mamme che sono complici di Pata Zucchina nel progetto frutta e verdura delle case, perché non basta portarla nelle scuole ma bisogna insomma le buone abitudini trascinarle ovunque siano i bambini. E devo dire che oggi c'è una super mamma molto particolare che è riuscita con direi un guizzo di furbizia, perché quella ci va sempre, a far così riappacificare un po' i suoi due bimbi con la melanzana. Ma prima di tutto andiamo a conoscere meglio questo ortaggio con il suo bugiardino musicale. Viola, verde, giallo, rosso e bianco. E questa è la regola dei colori. I cinque colori della natura in cinque porzioni di frutta e verdura. Frutta e verdura, frutta e verdura, frutta e verdura. E ora vai di viola con la melanzana. Per il tuo cervello è un vero toccasana, con fosforo e potassio, vitamina C. Mai avuto denti o sei muscoli così? Zucca e zucchino, peperoni e valeriana, basilico, asparago, top. In hamburgo, pomodoro e melanzana. Di Pata Zucchina sono i bugiardini che portano amicizia tra verdure e bambini. Cara super mamma Laura Dall'Alpi, che arrivi da quel di Milano, quindi oggi siamo in Lombardia, questa è la tua lavagna magica dove ci sveli la ricetta con cui sei riuscita a fare breccia nel cuore dei tuoi piccoli Diego e Elisa, che salutiamo. Perché? Perché a loro piacciono tantissimo le polpettine e più sono piccole più sono buone. Allora lei ha detto: guardate, io vi assicuro la stessa forma, la stessa consistenza, diciamo le stesse geometrie, però dentro ci faccio un po' quello che voglio. E insomma la verdura bisogna inserirla. Quindi il suo gioco avviene proprio sulla melanzana. Ecco che le nostre polpettine di melanzane diventano così un mix di formaggio, ovviamente carne e ovviamente di verdura con le melanzane. Quindi appuntatevi cari amici del Bugiardino, ingredienti sempre per 4 persone. Partiamo da 200 g di carne tritata, 200 g di salsiccia, quindi diamo davvero un grande nutrimento a questi bambini, anche magari con porzioni un po' piccoline, 2 uova, 200 g di pan grattato, una melanzana, eccola che arriva, grana padano, prezzemolo, sale, eventualmente pepe, quanto basta. Lì vi regolate a seconda delle preferenze dei vostri bambini. Direi che queste sono delle polpettine magiche iper energetiche che sicuramente faranno in modo di riconciliare appunto i bimbi con la verdura. E allora con la nostra super mamma Laura Dall'Alpi andiamo in cucina e prepariamo queste straordinarie polpettine. In una ciotola capiente mischiare la carne con la polpa di una melanzana cotta che può essere stata precedentemente grigliata, spellata e sminuzzata. Aggiungere le uova, il pan grattato, il grana padano, il sale e impastare tutto a mano fino a quando gli ingredienti non sono perfettamente amalgamati. Formare delle piccole polpettine rotolandole nelle mani e passandole poi nel pan grattato. Disporle su una teglia coperta di carta da forno e cuocerle in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Impiattarle come meglio credete e poi sono pronte per essere gustate. Grazie super mamma Laura Dall'Alpi, che ci ricordi anche che insomma nelle tue magie culinarie a volte insieme alla melanzana ci metti anche lo zucchino, così per rendere ancora più ricche di verdura le tue polpettine. Sei stata molto brava, quindi da Sesto San Giovanni, in modo particolare il comune dove abita questa super mamma con i suoi Diego e Lisa, ci spostiamo in quel di Spotorno, quindi facciamo un salto nella Liguria. Perché? Perché di lì c'è Viola che ci ha mandato il suo pensierino di verdura dedicato proprio alla melanzana. Quindi sentiamo cosa ci scrive. Melanzana, sei tutta da scoprire, viola di fuori, bianca quando la vai ad aprire. A un primo sguardo non convinci, ma non sai più fermarti quando cominci. Se in più dalla mamma sei cucinata con amore, beh, saprai che è davvero la ricetta migliore. Bravissima Viola, che è davvero innamorata della melanzana, e come Viola anche voi continuate a seguirci con il Bugiardino di Pata Zucchina. Vi aspettiamo la prossima settimana con un altro frutto molto molto succoso, cioè il cocomero, detto anche anguria. Ciao!